Bentornati in game, io come al solito sono il vostro Urkukan, questa è Italian Esport Association e questo ovviamente è StarCraft 2. Siamo nell'Assembly Winter 2016, una delle competizioni interessanti che stiamo andando a seguire in questo inizio 2016, ovviamente perché abbiamo seguito le gesta di un italiano che ha preso parte, è arrivato fino alle semifinali. Il buon Reynor purtroppo è stato arrestato dalla preponderanza di un Serral in stato di grazia, come si dice in questo caso, ma lo stesso Serral sta avendo diverse difficoltà nella finale che stiamo andando a seguire in questa serie. E infatti siamo nella finale, andiamo subito a vedere i giocatori finalisti di questo Assembly Winter 2016, partendo dallo Zerg che spona nell'angolo in alto a sinistra con il colore rosso per il team Carnage. Stiamo parlando di Namshar. È stato molto molto bravo nel primo game, nel secondo forse ha peccato un po' nella difesa, nel sopravvalutare la difesa delle sue unità appunto sulla seconda espansione, ma in ogni caso i game passati contano relativamente, conta più che altro, intanto ho sbagliato, non è appunto... E Namshar, non Serral, scusate, quella era l'immagine di Serral. Problema tecnico, ci lamenteremo con la regia. Dicevo, Namshar, un giocatore che sicuramente si sta comportando molto bene, sta dando filo da torcere al suo avversario. Vedremo cosa ci proporrà in questo secondo game. Per il momento il suo ZvZ si attesta quasi al 60%, quindi direi che è uno degli avversari ideali per affrontare lo Zerg che spona nell'angolo in basso a destra con il colore verde per il team Mindsanity. Stiamo parlando di Serral. Con uno ZvZ del 62,59%, sicuramente il giocatore che ha il win rate più alto in questo Assembly Winter 2016. Infatti è riuscito ad arrivare in finale anche perché nei playoff c'erano ben 6 Zerg su 8 partecipanti, insomma era abbastanza facile da quel punto di vista. In ogni caso andiamo subito a vedere la build dei due giocatori che decidono di partire, anzi uno dei due decide di partire sulle patch minerarie dorate, cosa che abbiamo visto fare esattamente al suo fratello Protosser. Fratello proprio fratello, nel senso che sono appunto due fratelli, Serral e Protosser, che hanno giocato in questo stesso Assembly Winter 2016. E vediamo subito i primi ling di Serral spostarsi in avanti per non far arrivare le unità in scout, e molto probabilmente ci sarà un push da parte di Serral entro il breve momento, perché sta arrivando l'incremento metabolico, almeno uno scout con questi primi Ling, mentre Namshar ha deciso, optato su una natural più safe, per così dire, coperta comunque dalla rampa d'accesso principale. E arrivano intanto i Ling di Namshar, di Serral, scusate, che ovviamente non riescono a passare vista anche la presenza dei Bannerling. Siamo per il momento a 28 lavoratori per Serral, 28 anche per Namshar. Ancora lo scout di Serral vuole vedere la build avversaria e quantomeno cosa sta facendo Namshar nella sua base principale, e poi investe il suo Ling per distruggere un Bannerling avversario. Intanto da quest'altra parte abbiamo Roach Warren piazzato in un punto un po' particolare sotto questo cliff della base principale di Serral. Namshar ugualmente, Roach Warren e camera evolutiva, mentre Serral va a prendere anche la sua seconda espansione sulle patch minerarie dorate, seconda espansione su un'altra base appunto con le patch minerarie dorate, quindi il boost di income sarà notevole per Serral. Vedremo se riuscirà a sfruttare tutti questi minerali. Arrivano i primi ingaggi con Ling e Bannerling, c'è una Queen che riesce a salvare la situazione e i Ling in avanti da parte di Serral per distruggere. Riesce Namshar con un ottimo utilizzo dell'unico Bannerling in campo a distruggere molti Ling di Serral. Riesce in questo momento ad andare a un contropush con queste unità, non trova nessuna difesa e quindi ne approfitta. Escono le blatte per andare a riportare la situazione sotto controllo. E ancora va a scattare, vede anche la Tech Katana. Entrambi, no, soltanto Namshar sta attaccando Katana, Serral ancora no, quindi potrebbero esserci gli estremi per un utilizzo di Mutalisk, o l'arrivo di Mutalisk entro il breve. Abbiamo visto che Namshar ama particolarmente giocare Blatt e Muta, nonostante sia
una combo che richieda una gran quantità di base bene. Comunque, se il numero di muta è contenuto su 5 o 7, possono ancora essere utili, dare map control e fungere da supporto nei combattimenti. Intanto rientrano le blatte di Namshar, mentre dall'altra parte abbiamo già i primi laceratori in campo che vanno a eliminare gli overseer, i sorveglianti di Namshar. Quindi probabilmente si inizierà ad approntare per una difesa. Infatti inizia a produrre 5 blatte, un laceratore, gli upgrade più uno per gli attacchi a distanza. Andiamo a vedere l'incam tra i due giocatori. Come vediamo, Namshar per il momento in avanti per il numero di lavoratori, 55 contro 31 di Serral. Ma Serral ha investito moltissimo in unità da combattimento e infatti ottima la micro da parte di entrambi i giocatori. 600 APM per Serral ancora in avanti sulla rampa con Blatte Laceratori. Cerca di fare più danni possibili anche sulle patch minerarie della seconda espansione di Namshar, che sta tenendo botta come si dice in questi casi, ma ha pochissime unità, solo 3 Laceratori in campo per Namshar, mentre Serral in questo momento si gira per cercare di rispondere alle blatte appena uscite dalla seconda espansione. Ancora droni spostati da parte di Namshar per cercare di salvare il salvabile. E arrivano Speedring come rinforzo in favore di Serral. Ancora altre blatte. Buona giocata da parte di Namshar che mette in fuga Serral. E Rambai di Speedring per Serral. Ancora Ling nella base di Namshar. Non dovrebbero dare troppe preoccupazioni a Namshar. Forse qualche drone di danno, ma come vediamo, niente da fare. Al momento ci sono però due Banneling nascosti da parte di Serral. Giocata che ama fare molto anche Raynor questa. È ottimo, porta altri 8 droni distrutti in favore di Serral. Andiamo a vedere le perdite, in totale persi 19 droni per Namshar. Ogni game Namshar sembra perdere droni a profusione e poi comunque si ritrova sempre in vantaggio. Intanto vediamo l'incam supera, in questo momento Serral supera Namshar per quanto riguarda la macro. Le due basi stanno dando i loro frutti, ma come vediamo il numero di lavoratori, stesso errore che aveva fatto Protosser contro Raynor, basso numero di lavoratori, vuol dire che compensa sì il numero di minerali entrati, ma in ogni caso nel lungo periodo non sarà molto buono per l'economia del giocatore Zerg del team Mindsanity. Intanto vediamo superiorità in campo in questo momento per Namshar, almeno leggera superiorità. Ancora un Banneling da parte di Serral, persi altri 11 lavoratori, grosso colpo, sale a 30 il numero di lavoratori persi da parte di Namshar. Serral si sta portando decisamente in vantaggio, 49 droni per Namshar, 43 per Serral, costringe in questo modo a utilizzare molte larve dell'Hatchery per produrre lavoratori e quindi perde il tempo, non produce unità da combattimento per riassumere insomma. Comunque 133 Opsi per Namshar, 130 per Serral. Si sposta in avanti Serral in questo momento. In campo ci sono 13 laceratori per Serral e 8 per Namshar. Arriva l'ingaggio in linea. Si sposta indietro Namshar per evitare i colpi di laceratori, mentre si fa ancora avanti Serral. E c'è un attacco di blatte sulla seconda espansione. Subito il focus sui lavoratori, riesce a ripareggiare leggermente i conti. Solo 3 lavoratori, però insomma, meglio che niente, come si dice in questi casi. E nuovamente, come dicevo, il pinnacolo per Namshar, coperto dai sorveglianti, come si faceva su Wings of Liberty per evitare che venisse scoutato, quindi la struttura venisse scoutata per l'appunto. Supply bloccato Serral. Superiorità in campo per Serral in questo momento con Blatte Laceratori. Vedremo. Namshar produce le prime 5 mutalische. Arriva a 10 il numero di muta prodotte da
Namshar che va a prendere anche la sua terza espansione, ancora patch minerali dorate, mentre Serral ancora non ha preso la sua Natural. Quindi è leggermente indietro, sarà leggermente indietro per quanto riguarda la macro. Siamo 53 lavoratori per Namshar, 43 per Serral. Ancora un altro ingaggio con Namshar che pocca sull'esercito avversario, cerca di... dare più fastidio possibile. GG da parte di Serral, ancora una volta viste le muta, Serral decide di dare GG a Namshar, non potendo rispondere a questa giocata. Incredibile Namshar, 2-1 per lui.